Sembra che l'area che gravita attorno ai giardini pubblici in Piazza Europa non voglia saperne di uscire dal degrado, qualunque misura l'amministrazione intenda prendere, misure che comunque necessitano di un controllo per essere valide e adeguate. Il gestore del Budapest Café in Piazza Europa Sottomarina, Tiozzo Adolfo, ha inviato al comune una PEC in cui fa notare all'amministrazione che l'area dei giardini pubblici di Piazza Europa, che va dalla fermata degli autobus alla sua attività, quindi il normale percorso per chi va verso i negozi, o verso il mare, o solo per posteggiare le biciclette, emana odori di escrementi e urina, oltre ad essere ormai da molto tempo piena di immondizie e resti di bivacchi di nomadi. Con la PEC che ha inviato, che ha quindi un valore ufficiale, chiede non solo a nome suo, ma anche a nome dei condomini che risiedono nello stesso stabile in cui si trova la sua attività e a nome di tutti coloro che frequentano la zona e che passano nelle vicinanze dei giardini di Piazza Europa, che tutta l'area in questione venga bonificata e ripulita al più presto. Chiede inoltre che siano sollecitate le forze dell'ordine a controllare con maggior frequenza la zona dichiarata ad alto degrado in ambito igienico e sanitario. Punto di ritrovo estivo militare, poligono di tiro prima, ex circolo parrocchiale poi, da oltre una ventina d'anni queste strutture a Isola Verde stanno costituendo un'area di degrado a cui la popolazione di residenti e di turisti che qui hanno la loro abitazione estiva sono sempre più insofferenti. La struttura nella stagione invernale fungeva da poligono di tiro, ma durante l'estate giungevano anche una quindicina di pullman da Padova, accompagnando famiglie degli appartenenti alle forze militari per passare la giornata. Ai tempi d'oro erano messi a disposizione dei militari 300 capanne, potevano essere serviti 1500 coperti dal grande stabile che fungeva da cucina, in cui funzionava il self-service. La struttura è rimasta a disposizione dei militari fino al 1991, passando poi nel 1994 alla parrocchia che lo ha messo a frutto come centro parrocchiale. Qui la mattina i ragazzini che lo frequentavano facevano i compiti, poi si preparavano i pasti e poi venivano accompagnati nella piscina o in spiaggia. I ragazzi, anche più di un centinaio, venivano seguiti dalle 6:30 della mattina anche fino alle 8 della sera. Erano i tempi in cui i centri di aggregazione estivi, quali l'Estate Ragazzi, dovevano ancora prendere forma. Venivano organizzati spettacoli e tutto il denaro che da queste attività veniva raccolto veniva messo a disposizione della parrocchia. Nel 1998 alla parrocchia venne a scadere la concessione del centro e da allora il tutto sta andando a catafascio. La proprietà è passata prima al demanio, poi al comune, che qui ha realizzato una servitù di passaggio per poter dare accesso libero al mare. Sono stati fatti esposti e promesse. E sono state fatte anche dall'amministrazione Armelao, che aveva rassicurato chi qui risiede che si sarebbe provveduto, ma al momento la situazione non vede miglioramenti. Mentre la struttura è in grave stato di degrado con gli accessi aperti, ciò che salta invece agli occhi è la piscina, priva di qualsiasi protezione, piena d'acqua di ogni genere di sporcizia per circa un metro. Qua la rete che avrebbe dovuto ostacolare l'accesso è stata divelta in chissà che epoca e ora chi vuole si può avvicinare a proprio rischio e pericolo. Si nota palesemente che il luogo è frequentato, lo si nota dalla presenza di bottiglie gettate nell'acqua stagnante della piscina e all'interno degli edifici. Ed è evidente che chi frequenta il luogo non vede né il pericolo costituito dall'acqua ingannevole della piscina né quello rappresentato dalle vetrate delle porte, che ora vedono solo alcuni pericolosi spuntoni sporgere dagli infissi. I turisti usano questa servitù di passaggio per accedere al mare e agli stabilimenti. Molte abitazioni si affacciano sull'area, la quale non rappresenta un biglietto da visita degno per questa parte del nostro territorio, che dovrebbe essere valorizzata per il suo aspetto dunale naturalistico e che nell'ottica del turismo attuale rappresenta un grande valore aggiunto. In descrizione il link della visita completa.
Buongiorno, allora siamo qui proprio al confine proprio del comune di Chioggia con Cavarzere. Quella che vedete alle mie spalle è la famosa Torre di Bebe, che è quello che rimane, le vestigia dell'ultima fortificazione, che praticamente era il baluardo, se non dico sciocchezze, della Serenissima, ma ancora prima, che è stata, diciamo, protagonista della guerra che c'è stata tra genovesi e veneziani. Spero di non dire sciocchezze, ma dovrebbe essere così. Ma comunque, al di là magari dei miei ricordi storici, che sono molto in questo momento molto insufficienti, la bella notizia di oggi è che c'è una ditta incaricata a fare i rilievi. Stanno prendendo le misure, stanno guardando, fanno i calcoli, anche i rilievi fotografici, perché finalmente, dopo tantissimi anni, verrà restaurata. Quindi praticamente c'è un bando che è stato già vinto da un'altra azienda. Il bando è della città metropolitana e quindi speriamo che a breve venga appunto restaurata. Ed è bellissima questa notizia perché se ne parlava da non so quanti decenni. Mi ricordo benissimo, ero ancora consigliere comunale io. C'è un video che abbiamo fatto, adesso vi metto il link in descrizione, in cui ce l'aveva raccontato anche le spiegazioni storiche. Quindi così non diremo sbagli del commendatore Giorgio Aldrighetti, l'amico Giorgio Aldrighetti. E quindi la notizia di oggi veramente è che finalmente questo monumento storico veramente importante, che è appunto da anni che è praticamente quasi totalmente abbandonato, e invece adesso sarà manutenzionato e chissà, ecco, dopo magari sapremo meglio, chiederemo a qualcuno dei nostri consiglieri comunali che ha rapporti con la città metropolitana, vedremo se ci dà qualche indicazione più. Quindi per il momento è tutto e niente, oggi è proprio veramente una bella giornata. La famiglia Adams in questo carnevale la sta facendo da padrone sulle principali piattaforme online. Quello di mercoledì Adams è il costume più richiesto, il più desiderato del 2023 dalle bambine, ma non solo dalle più piccole. Questo grazie alla nuova serie TV di Tim Burton realizzata da Netflix, una serie dagli ascolti e record di cui è già stata annunciata una seconda stagione. Il costume di mercoledì Adams è in assoluto il più desiderato, seguito da quello della mamma Morticia. Probabilmente gli abiti svolazzanti da principessa non hanno più lo stesso appeal. Mercoledì è un personaggio ormai iconico, meme nei social, femminista, simbolo di anticonformismo, un modello di ragazza alternativa fuori dagli schemi, dice Wikipedia, orgogliosa della propria unicità e del proprio modo di essere, fiera di se stessa anche se apparentemente cupa e velatamente minacciosa, con una spiccata predilezione per la solitudine, ma intelligente e sagace, un nuovo modello. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Allora, siamo qui all'auditorium, ci sono i preparativi. Oggi pomeriggio, di appunto martedì, avremo la famiglia Adams. Stanno truccando lì mercoledì. Tu invece, il nome è Valentina Rivolta, ma Sì. impersoni Morticia. Ecco, Morticia, sì. raccontaci intanto complimenti, abbiamo visto la macchina prima, bellissima, Sì. anche il trucco, le Sì. foto che ci hai mostrato. Sì, sarà un pomeriggio ricco perché portiamo la famiglia Adams in una veste incredibile. Noi avremo la nostra macchina degli Adams, che è anche una macchina del tempo, che vi riporterà ai tempi degli Adams, creando un'atmosfera unica. Lì c'è Mercoledì che si sta preparando. Io, come diceva, sono Morticia, poi ci sarà anche Lurch e Gomez, quindi ci aspetta un pomeriggio veramente incredibile. Complimenti e non vediamo l'ora di vedervi. Ah, fate bene. Grazie. Allora, siamo qui all'auditorium, ci sono i preparativi. Oggi pomeriggio, di appunto martedì, avremo la famiglia Adams. Stanno truccando lì mercoledì. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare.
All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.